finalmente stasera è in arrivo l'attesissima seconda puntata di Temptation Island 2024 e i telespettatori si stanno sfregando le mani al pensiero di sapere come si siano potute evolvere le prime dinamiche tra i fidanzati ed i tentatori. Alessia ha chiesto due volte il falò e Lino ha rifiutato. Questa volta si presenterà? La 30enne campana non ha voluto sopportare nemmeno un attimo i comportamenti che il suo fidanzato ha avuto nei confronti delle tantissime tentatrici e anche dai discorsi e le battute, il più delle volte che la screditavano personalmente, fatti con i compagni di Temptation Island 2024. Lino la raggiungerà al falò? Di sicuro il barbiere 29enne, in realtà delle segnalazioni dicono che farebbe il rider per un fast food, nel resort in Sardegna ha incontrato un compare in Tony. Insieme ne hanno combinate già tante tra sguardi e battute di dubbio gusto a proposito della fidanzata e delle tentatrici di Temptation Island. Stanca essendo all'inizio Alessia ha detto no al divertimento gratuito del giovane e ha chiesto ben due falò di confronto. Sono partiti a bomba. Di solito gli altri anni passavano dei giorni prima che i protagonisti si sbloccassero un po'. Qui invece si sono messi subito in gioco e sono arrivate anche le motivazioni, ma una volta entrati nel villaggio tutto cambia, vengono fuori altri motivi. Attraverso voli pindarici, si arriva a più cambiamenti di rotta e di conseguenza ad un finale inaspettato, sono le anticipazioni di Filippo Bisciglia. Su Twitter la platea si domanda se Lino si presenterà o meno, se non va dovrebbero squalificarlo, che essere, è assurda questa situazione, non può continuare così, secondo me ha detto no, si legge tra i commenti.